Ci si sente invincibili, specie con la cocaina ti senti sicuramente indistruttibile. Si sentono così i giovani sotto effetto di stupefacenti, invincibili e padroni della strada. Gli interventi volti alla prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera negli ultimi anni sono stati numerosi ed adesso arriva ad Arezzo anche il drogometro. Nella notte di Halloween, nell'ambito della maxi operazione che ha visto l'intervento congiunto di stradale e volanti della polizia, infatti per la prima volta è sceso nelle strade arettine, oltre al consueto etilometro, anche il drogometro, apparecchiatura in grado di rilevare attraverso l'analisi della saliva l'assunzione di stupefacenti. Il drogometro darà un responso soltanto sulla presenza o meno di sostanze stupefacenti. Poi sulla quantità e il tipo di metabolita specifico il responso sarà successivo. L'attuale attendibilità, in base ai test che sono stati fatti, è molto buona. Non arriviamo al 100%, ma poco ci manca. L'uso, o per meglio dire l'abuso di stupefacenti, è un fenomeno presente nel nostro territorio e che interessa soprattutto le fasce più giovani di età. Ultimamente, purtroppo, lo stupefacente più abusato che viene trovato è la cocaina. E la cocaina e, subito a ruota, i cannabinoidi, quindi l'uso di hashish, con il principio del THC. Nelle nuove generazioni forse c'è una maggior consapevolezza rispetto a quelle precedenti, forse proprio per questi interventi a livello di educazione nelle scuole che prima non c'era. Si può anche osservare come in valori assoluti sono più le persone over 30-35 rispetto ai più giovani a essere poi trovati positivi. Rimane ancora preoccupante invece l'abuso di alcol da parte dei giovani e soprattutto la guida sotto l'effetto di alcol. Diciamo un 10% delle persone controllate che guidano e accertiamo che guidano con alcol in corpo. Si parla di giovani, la fascia tra i 24 e i 36 anni è quella dove forse i numeri sono più alti. Una maggiore sensibilità da parte dei giovanissimi si riscontra anche nel bilancio della maxi operazione, che ha visto impegnate 5 pattuglie che hanno controllato 98 veicoli e 111 persone. Dei 98 conducenti sottoposti alla prova dell'etilometro, 7 sono risultati positivi e quindi è stata loro ritirata la patente. Il cosiddetto drogometro ha accertato solamente un caso di guida sotto effetto di stupefacenti. Nel corso della maxi operazione sono stati quindi decurtati ben 87 punti. Nella fascia dei giovanissimi dai 18 ai 23 anni è stato accertato solamente un caso di positività all'alcol test, 4 casi invece nella fascia che va dai 28 ai 32 anni ed infine un solo caso dai 32 anni in su. Per quanto riguarda invece la guida sotto effetto di stupefacenti, l'unico soggetto positivo al drogometro è stato un uomo con più di 32 anni.